San Giovanni Apostolo. Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi, quindi anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli. Ma se uno ha ricchezze di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità gli chiude il proprio cuore, come dimora in lui l'amore di Dio? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma coi fatti e nella verità. Da questo conosceremo che siamo nati dalla verità e davanti a Lui rassicureremo il nostro cuore qualunque cosa esso ci rimproveri. Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci rimprovera nulla, abbiamo fiducia in Dio e qualunque cosa chiediamo la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo quel che è gradito a Lui. Questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del Figlio Suo Gesù, Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il precetto che ci ha dato. Chi osserva i Suoi comandamenti dimora in Dio ed Egli in Lui. E da questo conosciamo che dimora in noi, dallo Spirito che ci ha dato. Sia lodato, adorato e ringraziato in un momento. Santissimo e divinissimo sacramento. Abbiamo ascoltato questa splendida pagina di San Giovanni Apostolo, sempre molto edificante. Una pagina che ha una chiave di lettura fondamentale, la logica proprio evangelica. Il tema sembra essere, o meglio è, l'amore dei fratelli. E San Giovanni fa dell'amore ai fratelli la cartina tornasole. Non abbiamo parole con la lingua, ma coi fatti nella verità, e fa l'esempio oggi molto comune, molto popolare, e del resto anche molto vero. Ma se uno ha ricchezze di questo mondo, cioè i soldi, e vede una persona che realmente ha necessità e gli chiude il proprio cuore, come dimora in lui l'amore di Dio? Questo è un capitolo molto importante della vita cristiana, che chiaramente non è l'oggetto primario di questa meditazione, e quindi lo lambiamo, diciamo, per incidenza, velocemente. Però nella vita di un figlio di Dio l'argomento gestione soldi è un argomento che rientra profondamente nella vita di fede, e noi dobbiamo chiederci cosa facciamo con i beni che il Signore ci ha donato. Perché dicono i maestri di spirito, anche i teologi moralisti, che quando siamo davvero ricchezze di questo mondo e c'è qualcuno che è privo di necessario, qui non è più neanche un discorso di amore o di elemosina, diventa un problema di giustizia. Cioè non è che tu, se vuoi, ecco, andare attestato di vivere già nell'amore di Dio, lo aiuti, ma tu devi aiutarlo. Però questo non è l'argomento primario. È importante però, per comprendere proprio il cuore di questa pagina, e vorrei tanto che aiutasse tutti noi a fare un sincero e profondo, non soltanto esame di coscienza in senso moralistico, cioè andare a vedere i peccati che abbiamo commesso, le mancanze, i ritardi, questo va bene, dobbiamo sempre farlo, ma in senso esistenziale e profondo. Perché se noi non vediamo cosa non funziona dentro di noi, dentro la nostra vita di fede, non serve a niente niente.
San Giovanni non dice se una ricchezza di questo mondo e vedendo il suo fratello in necessità di Dio del proprio cuore è cattivo, è una bestia rara, va all'inferno. Sì, tu sono tutte quante cose che ci stanno, ma conclude dicendo come dimora in lui l'amore di Dio, dove sta? Cioè sta dicendo, uno che fa così, lo ha conosciuto Dio uno. Questo è il problema fondamentale. Allora, dietro tutti quanti i nostri comportamenti, no? Il titolo di questa meditazione è chi non ama rimane nella morte. Questa è un'altra frase fondamentale. Cioè, se tu stai nella morte, che cos'è la morte? La morte non è la morte fisica. Noi raccomandiamo questa sera a Gesù, nostro fratello, figlio di questa città, di cui oggi abbiamo celebrato l'esempio e che ha reso l'anima a Dio come giorni scorsi. Ma qui non si tratta della morte corporale. La morte è la situazione interiore che tu hai. Quali sono i presagi di morte? O peggio ancora, gli odori di morte. Noi sappiamo che i morti danno un cattivo odore. Non è tanto difficile. A parte che si vede in faccia la persona quando sta nella vita o nella morte. Gli occhi sono uno specchio, per chi li sa osservare, infallibile delle condizioni interiori di umani. Se tu stai sempre triste, se tu ti stai sempre a lamentare, se pensi sempre solo a te stesso e stai continuamente a guardare cosa gli altri fanno a te, come ti tratta, cosa pensa, cosa non fanno, se tu stai sempre angosciato e stai sempre a lamentarti e stai sempre a brontolare, non ti va bene niente, vedi tutto nero, non vedi l'amore di Dio da nessuna parte, non sei capace di vedere le cose belle che sono presenti nel prossimo, stai sempre a guardare storto, stai sempre a giudicare, stai sempre a sparlare, a spettacolare. Tu sei morto, ok, e non ami. Che cosa vuol dire amare? Che cos'è? Amare è dimenticarti di te stesso, d'accordo? E pensare primo a Dio, adesso ci arriveremo, e poi al prossimo. A te non ci pensi proprio. Quindi, che cosa pensano gli altri? Non è un problema. Ci penso proprio. Cosa dicono gli altri di me? Non è un problema, non ci penso proprio. Come mi trattano gli altri non è un problema, non ci penso proprio. Il problema è come li tratto io gli altri, il problema è cosa penso io degli altri, il problema è come mi relaziono io con gli altri. È il contrario. Chi vive in questo modo, dice la Sacra Scrittura, vive nella vita. Non lo diciamo anche nel parlare comune, no? Ma che razza di vita è questa? Ci sono anche delle espressioni molto volgari, insomma, per colorire una vita vuota e senza senso, no? Ovviamente non si dicono né davanti al Santissimo Sacramento né fuori da questo contesto, però purtroppo sono note per descrivere questo disagio profondo. Allora c'è, dice, ma io vado a messa tutte le domeniche, stai nella morte? Tu vai a messa tutte le domeniche, forse sai quante comunioni che fanno in vita tua, ma tu l'amore di Dio non lo conosci. Cioè il discorso è di una semplicità proprio assolutamente. Se tu hai conosciuto l'amore di Dio, tu ami, d'accordo? Chi? Lui anzitutto. Perché quando Dio ti fa conoscere il suo amore, l'amore di Dio ti innamora, è infallibile. È come, visto nelle vigliette, no? Quando un'anima conosce l'amore di Dio, è come se fosse partita dal cielo una freccia, un dardo che ti si conficca nel cuore, lo senti, e ti attrae in maniera irresistibile quando hai aperto il cuore al Signore, veramente, quando l'hai incontrato. E inevitabilmente cambia il modo in cui tu concepisci il rapporto con te stesso e con il prossimo. Non c'è sempre il tuo io al centro di tutti quanti i discorsi che fai.
anche dietro un'apparente vita devota. Io tante volte ho fatto degli esempi, la mamma mi raccontava, anche se avrebbe dovuto raccontarmelo mio papà, che dalla parte di mio padre io sono imparentato, pensate un po', già con mio padre, che non so se era la sorella cugina della mia bisnonna, era, no, la mia bisnonna era la cugina della madre di Leopardi, questa cosa del genere. Leopardi era scandalizzato dalla vista, poverino, di questa mamma, sempre, ecco, perfettamente rientrante, ecco, in quella descrizione un po' tetra che ho fatto prima, e che andava messa tutti i giorni. E che sto povero ragazzino però può manco dargli un'attenzione, una carezza, sappiamo insomma, che si sentiva solo, oppressato, perché è cresciuto in quel modo. Lui ha interiorizzato un'avversione enorme verso il sacro, le cose di Dio, per questo motivo. E quello andava messa tutti i giorni. Adesso forse dobbiamo avrà esagerato, non possiamo giudicare, però può succedere. Perché una vita, come dire, di esteriore vicinanza al Signore, che non tocca il cuore, una vita fatta anche di tante preghiere, due rosari, tre rosari, 40 rosari, cioè, viva Dio, più rosari si dicono meglio è, io spero che siano comprese nel giusto senso, insomma, le parole di questa meditazione, no? Magari riuscissimo a dire 40 rosari al giorno, sarebbe bellissimo. Quelli che riesco a dire, però se non c'è una vita vissuta, un rapporto vissuto con Gesù, personale, profondo, continuo, che si è chiaramente venuto a formare come? Vivendo le stesse cose, magari, ma in una maniera differente. Cioè, io tante volte, anche durante le prediche, ho sempre fatto qui e anche altrove, no? Tu fai la comunione. Non dobbiamo pensare che la comunione, io spero anche qui, che sia una sorta di magia divina. Tu fai la comunione e chi lo sa che succede, diventi subito santo. Non è così. La comunione, l'ostia santa, è quanto di più santo esiste nel pianeta Terra. E quanto di più santificante in assoluto che esista, ma bisogna vedere dove viene messa quest'ostia, capite? Dove viene messa? In che cuore viene messo? Se viene messo in un cuore freddo, distratto, arido, dove ci stanno insieme all'ostia una montagna di tante altre cose, a volte sono cose che non valgono veramente nulla, peggio ancora, malsani sentimenti, inimicizie, non parli con la gente, non stai litigando con questo o quell'altro, ma che te fa l'ostia? In certi casi l'ostia si trasforma in veleno, perché Gesù non ci può stare in un cuore, già Gesù non ama stare in un cuore dove i tiranti degli affetti siano divisi tra il creatore e la creatura, questo non si può fare, perché il cuore Gesù vuole per sé, il primo comandamento è amerai il Signore tuo con tutto il tuo cuore, il cuore non può essere diviso, neanche con gli affetti più santi, se vuoi conoscere l'amore di Dio, neanche con quelli. Gli affetti più santi vanno amati e vissuti in Dio, non accanto a Dio come altri amori, ma sempre in Dio. Quindi se un'ostia entra dentro un terreno disastrato, certamente se non c'è peccato mortale, non è un sacrilegio, ma gli effetti che produce sono quasi nulli, perché sono completamente vanificati da noi. Guardate, dicevo oggi durante la Santa Messa, da poco faccio 14 anni di sacerdozio, e ho dato per imparato tante cose che riguardano insomma la gestione di tante situazioni che coinvolgono il mio ministero, ho anche imparato un pochino a conoscere i cuori degli uomini. Quindi tutti quanti noi vorremmo trovare la formula magica, la soluzione facile a tutti i problemi. Sapeste quante persone dicevano, vale, mi va tutto storto, fammi una bella benedizione.
ma io ho sempre fatto la benedizione, ecco, e sono uno che ci ha sempre creduto nel potere delle benedizioni. Vado a benedire tutte quante le case, benedico tutte le macchine possibili di questo mondo, chiunque mi chiede una benedizione gliel'ho sempre data, convintissimo che rientra nella mia potestà di santificare, nel dovere, e convintissimo dell'efficacia. Non è uno scherzo ricevere una benedizione, ma una benedizione non è un atto magico. D'accordo? Che io faccio una vita completamente disordinata, sgangherata, lontana dal Vangelo, lontana dai sacramenti, e poi dico, come mai che non è tutto storto? Ma tu dovresti chiederti, come farebbero le cose andare dritte se faccio una vita così? E non è che se qualcuno ti fa una benedizione, cioè senza che tu ci metti del tuo, senza che tu ti converti, senza che tu fai un cammino, le cose cambiano. Assolutamente. Allora, se noi ci chiudiamo di fronte alla necessità dei fratelli, l'amore di Dio non ci sta. Se noi siamo nella morte, non amiamo. E se non amiamo, siamo nella morte. Cos'altro dice Gesù San Giovanni? Guardate, vogliamo sapere se siamo passati dalla morte alla vita? Guarda se hanno i fratelli. Cioè se sei capace di vivere decentrato da te stesso, non stai sempre a pensare a te. Se ti conviene, se non ti conviene, se ti interessa, se non ti interessa, cosa mi, cosa mi, cosa mi e cosa mi. Ma pensi a altro. Questo è. E su questo dobbiamo essere sinceri con noi stessi, non avere paura, perché se qualcosa non va, o l'affronta il diretto interessato, cioè ciascuno di noi davanti a Dio e alla propria coscienza, non l'affronta nessuno al posto. Non c'è confessore, non c'è padre spirituale, non c'è predica, non c'è niente. Questi sono tutti aiuti che il Signore ti può donare, ma alla fine chi deve prendere in mano le redini di un'esistenza? Siamo sempre noi. E la nostra esistenza va dove noi o decidiamo di mandarla o la lasciamo andare. Dice, ma io non ho fatto nessuna scelta, io ho la giornata. Ma chi fa la giornata è scegliere di vivere la giornata, cioè fare una vita senza senso, cioè che tu non governi, che tu non orienti verso un fine. Il termine odio per noi non esiste, noi odiamo solo una cosa, noi odiamo solo il peccato, basta. Ma non odiamo il nostro fratello. Perché odiare è essere omicidi, ma come? Io non ho mai ammazzato nessuno. Se tu odi, provi il desiderio di vendicarti, o hai ucciso una persona nel tuo cuore, nel senso che hai detto questa come ha chiuso, non voglio più vedere manco spinto al culo. San Giovanni dice che siamo omicidi, che non abbiamo noi stesso la vita eterna. Vuoi sapere se tu hai conosciuto l'amore? Ancora, questo abbiamo. Vedete, San Giovanni non fa un discorso moralistico, attenzione, Non sta dicendo brutto cattivo, sforzati e cerca di fare diversamente. No, sta dicendo, guarda, se non vivi così, sposta l'attenzione. Dice, ma come? Io sono 40 anni che vado sempre in chiesa e ora devo ricominciare da capo. Bravo, devi ricominciare da capo. Come se non avessi fatto niente. Magari. Perché se tu non dai la vita per i fratelli, non ce l'hai, non hai conosciuto l'amore di Gesù per te. Gesù è amore allo stato puro, puro. E se questo amore ti ha toccato, ripeto, non ti può lasciare come ti ha trovato, non è possibile. Quindi questo non è un, ripeto, discorso tra buoni e cattivi, ma è nella vita. Hai aperto il cuore all'amore di Dio, l'hai fatto entrare dentro di te. Farlo entrare dentro di noi vuol dire anche, San Giovanni dice, da questo conosceremo che siamo nati dalla verità e davanti a lui rassicureremo il nostro cuore qualunque cosa esso ci rimproveri. Noi dobbiamo ascoltare i rimproveri interiori del nostro cuore, perché è lì che Dio ci parla. Se ci sono delle cose che non funzionano, Dio ce le fa capire. Ma noi possiamo chiudere le orecchie del nostro interno e ostinarci o non farci aiutare.
coscienza davanti a Gesù, Eucaristia, il mio cuore non mi rimprovera nulla. Io sto assolutamente in pace con la mia coscienza. Forse sì, io spero che ci sia. Ma bisogna avere il coraggio di dirlo davanti a Gesù. Non mi rimprovera nulla. Osservo i tuoi comandamenti e faccio tutto quello che ti è gradito. Adesso, tra 2 minuti, cominciamo in silenzio. Possiamo dire in coscienza questa cosa davanti a Gesù? E se non la possiamo dire, vogliamo avere accompagnati da Lui, perché Gesù può fare queste operazioni, che sono operazioni dolorose, perché entrare dentro noi stessi è operazione dolorosa. Ma Lui lo fa fare con una tale dolcezza, con una tale delicatezza. Se poi uno si può prendere per mano dalla Madonna, con la Madonna se possibile ancora più dolce del figlio. Però, pur essendo dolce, ti ci porta dentro te stesso. E a volte ci mette proprio la testa dentro, un bel pozzo, ecco, di acque non troppo pulite, perché ne senti bene il fetore e ti stufi e dici basta, mi sono stancato di vivere in questo modo. Almeno chiedi aiuto, basta. Diamo una svolta alla vita, cambiamo direzione. Quando questo accadrà, ci rimetteremo davanti a questa pagina e vedremo. Io nella morte non ci sto più. Io sono una persona che sta in difficoltà, ma non, cioè, non è che devo dire, ah, dai, forse facciamo questo sforzo, vediamo, però tutto sti soldi, ma se poi non c'è bisogno, lo faccio e basta. Ecco. Credere nel nome del Figlio suo Gesù e amarsi gli uni gli altri. Credere nel nome del suo Figlio Gesù significa una cosa. Il nome Gesù significa Salvatore. Se Gesù è venuto per salvare, abbiamo bisogno di essere salvati. Quindi il primo grande atto che bisogna fare è chiedere a Gesù aiuto. Se vedi che non hai conosciuto l'amore di Dio, non bisogna prendere una rivoltella e spararsi o disperarsi. Bisogna semplicemente chiedere a Gesù, bene, aiuto, ricominciamo. E con fiducia e con amore. Tutto ricomincerà e, come dice San Giovanni, passeremo dalla morte alla vita. Il tempo di Pasqua, questo canta, questo celebra, per questo Gesù è venuto sulla terra, per questo Gesù è morto e risorto per ciascuno. Sia lodato, adorato, ringraziato ogni momento. Santissimo e divinissimo sacramento.